Perfetta incapacità. Già 3 secoli fa i praticanti di quello che allora era chiamato magnetismo animale si erano accorti che nello stato detto di sonno magnetico o in quello del cosiddetto sonnambulismo artificiale i soggetti manifestavano conoscenze per vie diverse da quelle dei comuni 5 sensi. Analoghe correlazioni tra stati alterati di coscienza e fenomeni paranormali furono fatte da coloro che, con intendimenti scientifici e non semplicemente fideistici, si occuparono quasi 2 secoli fa di quel particolare stato di coscienza chiamato trance, in cui cadevano i soggetti medianici e che sembrava condizionare in qualche modo i fenomeni che si verificavano durante le sedute. Come risultato di queste indagini ormai secolari, si fa sempre più strada il concetto secondo cui non è possibile ritenere che una ricerca spirituale possa comprendere, da un lato, lo sperimentatore distaccato e in atteggiamento di osservazione, e dall'altro, i soggetti da osservare, come se si trattasse di semplici oggetti da scrutare. Di là da questi indubbi raggiungimenti, permane tuttavia la perfetta incapacità della scienza a spiegare la vera natura della trance e dell'ectoplasma, che sembra essere uno dei primi prodotti della trance. Nota 2. Oggetti. Per questo motivo, i maestri che si esprimono attraverso grandi medianità raccomandano di mantenere alta la sinergia del gruppo, l'unione di tutti i partecipanti alla riunione, affinché il fenomeno possa esprimersi qualitativamente.